alla vicepresidenza di Farmindustria. Ci racconti un attimo un commento, ma anche su cosa intende fare adesso come uno dei vicepresidenti? Allora, innanzitutto grazie per questa occasione. Ovviamente ieri è stata ratificata la mia vicepresidenza e quindi sarò uno dei vicepresidenti di Farmindustria che si va a unire alla squadra già formata con gli altri colleghi. Ovviamente nasce dalla presidenza delle piccole di Farmindustria che ho avuto l'onore di essere nominato lo scorso anno. L'idea mia è di continuare il lavoro sempre più in maniera propositiva e dinamica all'interno del comitato di presidenza, all'interno della giunta, e ulteriormente migliorare e implementare il discorso e la programmatica e il dialogo tra il governo, l'associazione e gli stakeholder di categoria. Io in qualità di membro del comitato di presidenza ho una delega da parte del presidente Cattani per i rapporti con la distribuzione e sarà sicuramente mio piacere, mio interesse ulteriormente contribuire allo sviluppo del dialogo in essere, perché avremo tematiche molto importanti da sviluppare come la nuova remunerazione, il nuovo accesso ai farmaci, ma anche una più equa distribuzione tra quelli che sono i prodotti che vengono dispensati attraverso le farmacie sul mercato della convenzionata rispetto a quello della diretta, che come sappiamo ha uno sforamento sempre maggiore ogni anno, auspicando che tutti i fondi che sono stati destinati all'interno della spesa sanitaria per la farmaceutica possano essere utilizzati appieno e secondo le disponibilità vigenti.